tratti del nuovo giovinco di un piccolo hazard, in fondo poco importa. Non perché i paragoni siano sbagliati, Simone Minelli ricorda per talento e caratteristiche alcuni genietti tutta tecnica e velocità capaci di fare la differenza ad alti livelli. Un giocatore due energie che ti ritrovi a legare la squadra tra i vari reparti, tra una corsa per rincorrere il laterale che scappa ed un'altra per puntarlo quando hai il possesso di palla. Quel che conta davvero è però che, partendo anche dalle istintive e naturali immagini parallele che sfilano accanto alla stellina classe 1997 della Fiorentina, il ragazzo sia davvero in ascesa esponenziale. Il debutto in Europa League con tanto di assist l'11 dicembre contro la Dinamo Minsk è solo l'ultimo step di un percorso fatto di fasce da capitano nelle giovanili azzurre, l'ultima in Under 18, e soprattutto di tanti gol con ogni nazionale, dalla 15 in poi. Un tratto distintivo, quello della grande pericolosità sotto porta, portato avanti fin dal primo salto in alto ai tempi dei giovanissimi della Reggiana e poi quelli della Viola, che lo strappò alla concorrenza tra le altre, anche dell'Inter. Dall'alto, si fa per dire, del suo 1,65 m di esplosività calcistica, Simone di paura non ne ha. Il 2015 gli porterà in regalo a livello di anagrafe quei 18 soglia della maturità, ma anche tante altre opportunità. Prima fra tutte la solita battaglia per far ricredere chi considera il calcio uno sport prettamente fisico. Le regole in fondo sono fatte per essere infrante dalle eccezioni, specialmente quando prendono le sembianze di un ciuffo di capelli sbarazzino, capace di nascondere il pallone a tutti e farlo riapparire in rete, e poi ripartire veloce e con tanto di sorriso stampato verso il futuro.